pronti per l'ultima partita in casa del campionato. Siamo qui con una presenza conosciuta e importante che è la mamma di Matteo Bertolazzi. Buonasera. Buonasera. Bellissima questa cosa che è uscito proprio il DVD e sta avendo veramente un grandissimo successo, vero? Sì, veramente, molto bello. Devo ringraziare chi l'ha fatto. Il cameraman qui presente. Esatto, e anche l'associazione Seven per For You, la società, perché c'è la storia anche del Pistoia Basket. Che va amata, difesa da me e da tutti voi. In più c'è anche diciamo il DVD dedicato all'associazione e a Matteo, quindi doppiamente mi è caro. Insomma, ma ci si farà a fare questi playoff? Per scaramanzia io dico che lo spero tanto, non do niente per certo, però in fondo al mio cuore, insomma, è chiaro per chi parteggio. Dobbiamo dare tutto per raggiungere i playoff. Siamo qui con un gruppo di tifosi particolari perché vengono da Viterbo. Siete under 13 e giocate in una squadra di basket. Sì, Castella Azzurra. E siete venuti a vedere il Pistoia. Oh, Sassari. Pistoia. Mitico! Tutti chiaramente con la sciarpa di Pistoia, come vedete. Molto positivo! Ma secondo te in che posizione ci qualificheremo per questi playoff? Secondo me o settimi o ottavi. Che posizione? Ottava. Basta non sia la nona, poi a noi. Bastano i playoff. La posizione è settimo o ottava, mi sembra di aver visto ora l'ultima classifica, quindi non credo che ci sia tante possibilità di andare al sesto posto. Ci si andrà a playoff o no? Secondo me sì. Speriamo, sì. Ultimamente non è che proprio abbiamo avuto una brillantezza, Secondo te stasera si vince? Sì, dai. Obiettivamente siamo arrivati lunghi, col fiato corto. Abbiamo fatto quello che si doveva fare. Peccato la flessione finale, però ci stava. Durissima, bisognerebbe vincerla. Per il campionato che abbiamo fatto ci si meriterebbero questi playoff. Però sono sempre partite da giocare, purtroppo, e quindi vediamo alla fine. Secondo me è difficile che sai che Pistoia vinca. Oh, ma che sta scherzando? Hai ragione. È una bella partita. Perché Sassari è una squadra molto forte, però speriamo. Sassari è forte. Anche noi. Quindi in bocca al lupo a ragazzi che vanno in campo, al coach Esposito, per il pubblico di Pistoia che è sempre stato vicino alla squadra, non solo in casa ma anche in trasferta. Fare una vittoria secondo me coronerebbe veramente una grande annata. Io incrocio le dita. Buon divertimento, va bene. E Matteo è sempre qui con noi. Ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non mi ricordo, ogni volta. E spero che stasera ci dia una mano anche, intanto ecco. Che c'è, ecco, veramente. Perfetto, grazie signora Cristina e forza Pistoia. Forza Pistoia, assolutamente. Forza Pistoia! Parte di Ron Moore, penetrazione supersonica di Logan con il piede ferro contro Reggio Emilia e record in partita singola in questa stagione. Eric Lombardi, Filloi, Acognon. La penetrazione da parte di Barnado, Oleg Cej palla sotto, poi illuminante il taglio di Kirk da Logan. Josh Acognon prova a sprintare Barnado, forse al limite dell'infrazione di passi. Cej ci pensa su due volte, 3 secondi per effettuare un tiro. Logan da 3 punti. Kirk schizza in mezzo dopo un accenno di blocco, tripla di Michele Antonutti. Toccano, ma il canestro è stato dato da 2 punti a Michele Antonutti. Logan poi in penetrazione da Alexander, tiene fermo il piede perno, scarica per Logan da 3 punti. Nuovo attacco dopo il riciclo del cronometro a 14 secondi per Sassari. Stipcevic con la sua classica. Avanti la squadra sarda, 23-14. Questi bivacca! Stiamo bivaccando! Mani di Stipcevic, penetrazione fra una foresta di maglie bianco-rosse e Stipcevic, ancora Alexander, penetrazione marcato da Preston Knowles e poi Algan raccoglie la palla, penetrazione da parte di Alexander. Pur riesce comunque a servire Alex Kirk. Alexander ancora con il palleggio, Alexander tira buttandosi indietro, però Moore blocco di
Cege, la palla però arriva in angolo ad Ariel Filloi, bottino grosso, 6 secondi per effettuare un tiro, Stipcevic, la palla arriva in angolo ad Alexander, tiro, canestro, solo 8 secondi per tirare per Sassari, in angolo De Vecchi, tutto sole. Prova a penetrare, scarica poi per Knowles, Andrea Amato, tripla, tentata e mandata a bersaglio, saper Pistoia, Antonutti, catch and shoot da parte del giocatore di Colloredo di Prato. Purtroppo non va, 41 a 29 per loro, ci rifaremo. Non ti devo occupare, sogno come fare, sogno come fare. Post basso per Alex Kirk, sorvegliato da Jarvis Varnado, innesca l'operazione offensiva e Moore con la schiacciata a una mano per i biancorossi, penetra e scarica su Antonutti, piedi a posto con grande sfortuna Michele Antonutti, ma arriva la pronta correzione di Lombardi. Filloi decide di continuare a palleggiare, scambia con Lombardi, pick and pop da parte di Antonutti che poi penetra limitato da Brent Fetchway. Isolana riceve palla in questo momento, Rok Stipcevic, tripla con la classica meccanica, penetra e poi scarica in angolo per Antonutti, la difesa di Sassari non chiude ed Antonutti punisce, valor massimo, tutto solo, la palla brucia nelle mani dei giocatori pistoiesi e Michele Antonutti fa la gofele, cucire lo strappo. 44, Josh Akonyon da 3 punti, Preston Knowles penetra marcato da Akonyon, alza la parabola, Antonutti in precario equilibrio, emozionantissimo terzo quarto di gioco, Filloi penetra come un coltello nella difesa, Vic da 3, stavolta trova solamente il ferro, la correzione di Joe Alexander, trova Michele Antonutti, Lombardi, Amato con il palleggio, interrompe il palleggio e serve Michele Antonutti su 2. Preston Knowles con l'ultimo tiro, fa la gofele, 59 Giorgio Tesi Group Pistoia, 52 Dinamo Sassari. E poi vedrai che domani avrà qualcosa da ricordare. Per Sassari, tripla tentata e mandata a bersaglio, marcato da Knowles, blocco e blocco di Joe Alexander, Logan Moore, la palla arriva in angolo, penetrazione poi in angolo ancora Antonutti da 3 punti, serie di palleggi, scarica in angolo Moore per Filloi, prova a disorientare Josh Akonyon e poi spara a bersaglio. Che spasso! Palla a centro aria per Cage, maggiormente ragionato, splitta in mezzo a due difensori, Moore affida Preston Knowles. Vado al massimo! Stipcevic prova a sobbarcarsi l'intero attacco sassarese sulle spalle, affida poi a Josh Akonyon, ora Moore. Serve Preston Knowles, si sente caldo, lo è, ancora bersaglio. Tocco di Cege, gioca in pick and roll col giocatore polacco, eccoli i due punti, può partire la festa al Palacarrara. Oggi sì, grande vittoria, si va a playoff. Che bucato si è asciugato. Tanta roba. Si è fatta gran partita davvero. Non credevo che fosse una vittoria a questa maniera, l'avevo data quasi per... per persa! Grande reazione! Dopo il terzo quarto abbiamo fatto uno shampoo negli spogliatoi! Fantasticissimo! 30 punti! Ciao! Ma ci voleva questa vittoria? Sì, ci voleva. Per il morale, per il morale della squadra e poi se lo meritano. Chi ti è piaciuto di più? Antonutti. Sotto di 15 all'in... 15? 14 all'intervallo, si è fatta una grandissima partita. Loro in campo e noi sugli spalti. Ci siamo serviti anche noi. Gli ultimi due quarti siamo stati tutti fantastici. Loro di più. E il pubblico è sempre più forte di tutti, veramente. Adesso c'è da vincere a Capo d'Orlando. E poi vediamo. Bisogna vincere a Capo d'Orlando. Per ora arriviamo dove siamo arrivati, poi più qua si vedrà. Ciò che conta è che sia stata una splendida giornata. Tutti a Capo d'Orlando per continuare a festeggiare. Più numerosi possibili. Tutti a Capo d'Orlando perché bisogna andare tutti. E poi la stagione aiuta. Forza Pistoia!